di Sant'Agata. Riallacciare un dialogo con i cittadini, ritrovare quello slancio necessario per riavvicinare la gente alla politica attraverso lo scambio di idee e di proposte volte al rilancio economico, sociale e politico del Paese. In tanti, tra giovani professionisti, rappresentanti delle associazioni, hanno raccolto l'invito dell'Associazione Culturale Sant'Agata in Forma a partecipare all'incontro dibattito dal titolo Sant'Agata, quale futuro? Partendo da una breve analisi della situazione sociopolitica attuale, che secondo i consiglieri di opposizione ha generato disinteresse, rassegnazione e allontanamento dei cittadini dalla politica stessa, si è voluto così dare uno slancio al dibattito cittadino attraverso la condivisione di idee e proposte per il futuro di Sant'Agata Militello. Una tavola rotonda dove tutti i partecipanti sono stati protagonisti. Vogliamo un po' svegliare dal torpore la città. C'è un momento di stasi politica, un momento di calma piatta che non ci piace assolutamente. Noi in Consiglio Comunale stiamo facendo la nostra attività, ma sappiamo che ciò non basta. È importante iniziare a programmare da ora il futuro della nostra città. Dobbiamo dare un progetto chiaro ai cittadini dove poter investire politicamente nel futuro. C'è un momento di distacco dalla politica, noi lo vediamo, e come parte politica dobbiamo cominciare a capire quali devono essere i temi su cui evidentemente cominciare a confrontarci. Non vogliamo arrivare a scadenza di mandato a intercettare quelle che sono le aspettative dei nostri concittadini, vogliamo cominciare a confrontarci, questo è il senso di questi incontri. Ad aprire e concludere i lavori il senatore ed ex sindaco sant'agatese Bruno Mancuso. Noi soggetti politici, noi che amiamo questo paese, abbiamo l'obbligo di riunirci, di capire cosa fare per animare la dialettica cittadina, il dibattito cittadino sui problemi più importanti di un paese che è centrale, di un paese che guarda al territorio, viene guardato dal territorio, che deve certamente recuperare leadership.